Ciao ragazzi, ciao a tutti, pole position, anzi no, prima fila, non ci credo, non ci credo, faccio veramente tanta fatica a credere che Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto la pole position, in due l'hanno fatta perché sono separati veramente da pochissimo e occupano tutta la prima fila. Due Ferrari in prima fila, ragazzi, ma da quanto tempo non le vediamo? Da quante gare? Non le vediamo, non è un miracolo degli sviluppi di cosa, non c'è nessun tipo di sviluppo, semplicemente c'è un po' di fortuna, e adesso ve la spiego, e anche il fatto che qui i motori Ferrari quest'anno hanno potuto dire la loro. Mi viene da ridere a pensare a quelli che dicono, sto vedendo la classifica delle pole position, comunque poco importa, mi viene da ridere a pensare a quelli che dicono che il motore Ferrari è deficitario rispetto agli altri. Assolutamente no, non è così. E in una pista come quella del Messico, dove il motore conta tanto, ebbene, questa cosa qui si nota parecchio. E poi guardate che differenza sul settore motore quest'anno rispetto all'anno scorso. La Ferrari si è fatta trovare più pronta perché ha apportato delle modifiche alla carrozzeria che l'anno scorso non erano così abbondanti, e quindi adesso il motore sfoga di più l'aria calda. Si può dire che respira meglio, però al tempo stesso, l'anno scorso, per non avere problemi al di là del rumore della turbina che sentivate, hanno abbassato di tanto il range di giri motore che potevano utilizzare. Perché? Perché se no avrebbero rotto entrambi i motori. Quest'anno, da questo punto di vista, perlomeno fino a questo momento qui, hanno fatto dei passi avanti, dove nel campo dell'affidabilità. Quindi tutte le ore trascorse al banco prova motori, con progressi dopo progressi, passettini dopo passettini, si fanno sentire. È stato così a Monza, è stato così anche a Spa, ragazzi, anche a Spa, e anche oggi è venuta fuori una performance che ha tanto di motore, oltre che tanto di piloti, perché i piloti hanno guidato veramente bene, ma c'è un'altra componente che non va assolutamente sottovalutata, perché nel momento in cui è stata svolta la Q3, la pista si è nuovamente raffreddata. È stato incredibile, è stato veramente incredibile. C'è Ricciardo, è pazzesco quello che ha fatto pure lui. Voglio farvelo sentire. Sì, Ho ho bisogno finito. di più, lo Ok. volevo di più, quindi sì, anche sì, con il setup abbiamo cominciato ieri con una macchina diversa, mi è piaciuto di più, sì, al primo giro ieri mi sentito molto bene e confidente, è continuato così tutto il weekend. Q3 non era una Una sorpresa. sorpresa. AP4? Sì, P4 un po', anche perché Q1, Q2 ho preso la scia di Yuki, grazie a Yuki, quindi sì, un altro decimo o due per questo, meno quello in Q3, ok, forse P8 qualcosa, ma sì, ho fatto un bel giro quello primo run, sì, una bella giornata. Senti, io piuttosto che chiederti come ti immagini la gara domani, voglio sapere come ti senti. How do I feel Yes. adesso? Forte, forte, come. Ai bei vecchi tempi, come hai fatto Fa quando hai tanto fatto la pole sorridere qua. Ricciardo, Sì, mi è l'eroe di sento. giornata, è lui, eh. Il Vero come. How do I Daniel. say, yeah, esatto. Sì. Grande, grande Daniel, sono contentissimo per lui. Parleremo anche di questo, parleremo di questa magia che ha fatto. Perché se avesse avuto la scia, ragazzi, questo qui stava davanti a Verstappen. Ma vi rendete conto che cosa ha fatto e soprattutto che auto guida? Perché comunque l'Alfa Tauri è stata tanto aggiornata a Singapore, è stata stravolta, ha un sottosquadro mostruoso, adesso ha un fondo totalmente diverso, con una lavorazione ai bordi della chiglia che è molto particolare e che
un esperimento per la Red Bull in vista dell'anno venturo. Un po' tutti fanno questi giochini, soprattutto chi ha la scuderia, la seconda scuderia, proprio, come dire, come una sorella minore, e in questo momento ci sono solo due costruttori, Red Bull con Alfa Tauri e Ferrari con la Haas. E evidentemente, complice anche il fatto che qui ci troviamo in altura, il setup aerodinamico dell'Alfa Tauri sta funzionando veramente bene. Sì, ci sarà anche una componente non indifferente del pilota, però anche Yuki Tsunoda nelle libere male non è andato. Quindi quando tu piazzi due piloti lì davanti con questa facilità, alla fine l'auto fa tantissimo, su questo non c'è dubbio. Comunque continuiamo a parlare del discorso che stavamo facendo poc'anzi, perché c'è stata anche una piccola componente di fortuna nella prima fila tutta Ferrari, una sorta di aiutino non previsto, perché ricordate la giornata di ieri? Io vi dissi: ok, con queste temperature la Ferrari va benissimo, e dobbiamo aggiungerci anche la Williams. Oggi entrambe queste vetture in Q1 e Q2 non è che abbiano brillato particolarmente. Tra le due probabilmente di più ha sofferto la Williams, che evidentemente ha veramente una finestra di temperatura molto ristretta. Però anche Ferrari di botto era scesa parecchio di posizioni. Poi però in Q3 la temperatura dell'asfalto, e ve lo dico, questo dato ve lo dico con estrema esattezza, è scesa di 5 gradi. 5 gradi è qualcosina. Questi 5 gradi sono stati sufficienti a stravolgere la vettura da così a così e far sì che diventasse competitiva in tutti i settori, anche in quello dove doveva soffrire di più, ovvero il settore numero 2, dove c'è tutto lo snake. Lì la Ferrari non ha affatto demeritato, quindi questa cosa qui è andata incontro ad entrambi i piloti, perché oggi sì, possiamo parlare di pole di Leclerc numero 22, però ragazzi, anche Sainz è andato bene, perché se andiamo a guardare di nuovo il distacco sono 6, quasi 7 centesimi di secondo, veramente poco. E poi parliamo di queste inutili statistiche, perché oggi una cosa buona, veramente buona, l'ho sentita durante la telecronaca, ovvero, cioè, perché non ho sentito il solito Max, Super Max, ok, ci sta, però con le dovute proporzioni. Ma una cosa è stata detta, ovvero il discorso di ottenere, e ci voglio fare proprio tutta una puntata, ma con gli occhi del pilota, su questa cosa qui. 22 pole position e poche trasformate in vittoria. Però quando inizio 2022, o piuttosto anche quando Leclerc vinse le prime gare e faceva la pole, poi si trasformava con una facilità estrema in vittoria, estrema. Quindi questo che cosa vuol dire? Allora, facciamo un altro tipo di esempio. Se Leclerc guidasse una Red Bull di oggi, ok? E va lì, fa il tempo in prova, pole position, pole position, pole position, 22 pole position, facciamo in 2 anni, anzi in 3 anni, gli ultimi 3 anni, i 3 anni di competitività della Red Bull, ok? E a un certo punto però ti vince solamente, facciamo un esempio, 5 gare, allora, e tutte le altre le vince il suo compagno di squadra, allora tu dici: ok, questo ragazzo è velocissimo in qualifica, però in gara non serve, ok? Ma io mi ricordo anche di una Ayrton Senna, come oggi hanno detto i telecronisti, che quando guidava la gialla Lotus, oppure anche quella John Player Special, quella nera con le strisce dorate, faceva tante pole position che poi non si trasformavano in vittoria, semplicemente per un motivo,
perché non aveva la vettura competitiva. E attenti, non sto scomodando Ayrton per fare un paragone, non voglio assolutamente e non ne ho nessuna intenzione, attenti, perché guardate lì il mio casco giallo e capirete la mia ammirazione per Ayrton Senna. Ebbene, però quando poi Ayrton andò in McLaren e finalmente guidò una macchina affidabile la domenica, capace di fare meraviglie, le pole position si trasformavano in vittorie con una facilità incredibile. Quindi quello che voglio dire, senza fare paragoni, perché non è mia intenzione farli, però serve a fare riflettere questo parallelismo, è che se il pilota ti fa la pole position, cavolo, vuol dire che l'istinto della velocità ce l'ha, è veloce, ok? E poi, però, la domenica, quando conta ancora di più la vettura che guidi, ecco lì, un miracolo lo fa il sabato, ma quanti ne devi fare la domenica? Ecco, tutto qui. Poi, altra cosa, c'è non una, ma tante investigazioni, perché ragazzi, Verstappen è investigato per essersi fermato in uscita dai box alla Singapore, ma come lui hanno fatto in tanti, l'ha fatto Russell, un'investigazione pende su Hamilton, non so per quale motivo, poi abbiamo, se non sbaglio, Alonso che ha fatto la stessa cosa, uno dei piloti Alpine credo di aver sentito che è investigato, quindi tutte queste cose qua ancora non ci danno, anzi in teoria sì, soprattutto anche perché non possono squalificare uno, cioè o meglio dare tre posizioni di penalità a uno e niente all'altro, quindi secondo me o tutti o niente, quindi in teoria questa griglia potrebbe ulteriormente cambiare, anche se per come siamo abituati ci credo veramente poco. Anche se qui siamo in Messico, e in Messico il padrone di casa è Checo Perez. A me viene da chiamarlo Sergio, perché da noi si chiama così, però in Messico è Checo Perez, quindi staremo a vedere quello che succederà. Poi, Ricciardo l'abbiamo detto, ma in realtà ragazzi, lui ha un qualcosa in più questa gara, i baffi. Non so se l'avete visto, Ricciardo baffuto mi fa impazzire, però bravo, lui è probabile che con questa pista abbia un feeling particolare. Ricordate, soffiò la pole position quando era in Red Bull a Verstappen, scaturendo le ire di Marco e Horner. Questo perché in quella scuderia non si fanno assolutamente, come dire, differenze e non si hanno preferenze. Però ragazzi, un Ricciardo così me lo sogno la notte. È fantastico e soprattutto ha fatto un brutto scherzetto a Checo Perez, perché si è messo davanti a un Perez che guida la Red Bull. Comunque rimango convinto del fatto che c'è tanto di buono in questa Alfa Tauri seconda versione che hanno portato, che è tanto diversa dalla prima, e soprattutto sopra e sotto il pavimento del fondo è cambiata da così a così, e qui magari ha trovato il suo habitat ideale. Poi due parole le voglio spendere per Norris, ragazzi. Ancora una volta, raga, questo pilota qui, non lo so, non mi convince appieno. Perché qui è un'altra di quelle piste dove, andando a guardare il passo gara, la sua vettura si gioca il bottino grosso, anche se poi Piastri con il raffreddamento della pista è andato da secondo a settimo, ragazzi, perché sembrava essere il secondo pilota più veloce in griglia. Però comunque un conto è partire settimo e avere una chance, un conto è partire diciannovesimo. Quali chance vuoi avere partendo diciannovesimo? Ancora una volta continua a mancare nei momenti decisivi. Nei momenti decisivi lui è lì che non è presente. E quindi, ripeto, non mi convince appieno. Bene, poi cos'altro? Diamo un'altra occhiata ai tempi. Male le Mercedes, me le aspettavo un po' più avanti, benissimo le Sauber Alfa Romeo,
Bene anche la Haas con Nico Hülkenberg. Voi direte, ma spesso ha centrato anche la Q3. Allora, secondo me la Haas la dobbiamo giudicare più che sulla velocità nel giro secco, singolo, dobbiamo giudicarla nel passo gara. E stavolta si può dire che parte a metà griglia, vedremo che cosa sarà capace di fare rispetto alla vecchia versione. Poi Albon malissimo, ma non credo per colpa del pilota, ma quanto perché la sua vettura è cambiata veramente tanto. E poi in qualifica ancora una volta Ocon si prende la paga da Gasly, e poi a seguire via via tutti gli altri. Bene, mi si chiudono gli occhi da soli, ma voglio completare questa puntata presentandovi due piloti. Uno si chiama Luca Venditti, eccolo qui, new entry quest'anno, anche lui ha fatto il talent, anche lui ha avuto accesso alla SN2 e lui viene, ragazzi, dal canale YouTube. Quindi un altro dei ragazzi che ha partecipato cercando di inseguire un sogno al raduno talent che facciamo ogni anno. Adesso il prossimo sarà nel periodo di Natale, anzi tra Natale e Capodanno, tra Capodanno e l'Epifania, e niente, lui il sogno l'ha inseguito e l'ha fatto diventare realtà. Bravo Luca Venditti. E poi abbiamo Gaetano Carilaus Riela, pilota italo-greco o greco-italiano, fate voi. E lui vagava su Instagram e ci ha trovato. Ebbene ragazzi, ha partecipato anche lui al Sim Contest, poi al Talent in Pista, e adesso è uno dei piloti più forti che abbiamo in SN1. È un paio di giorni che devo dirvi sta cosa, ed è un paio di giorni che me la dimentico, e sono veramente mortificato, perché se vi trovate nei pressi del Mugello, ragazzi, al Mugello c'è il Ferrari, anzi le finali mondiali del Ferrari Challenge. Quindi ragazzi, andate al Mugello se siete nei pressi, perché è uno spettacolo. Io ho avuto il privilegio di viverlo ai box, nel paddock, accanto a Schumacher e Irvine quando vennero a Pergusa, ed è veramente uno spettacolo incredibile, sia per quel che riguarda le Ferrari GT che per quel che riguarda tutti i mostri prototipi che ci sono in pista. C'è la Ferrari che ha vinto a Le Mans e ci sono anche le Formula 1 che girano. Quindi raga, mi raccomando, fate un salto al Mugello perché merita veramente tanto. Bene, per la puntata di questa notte è tutto, ve la metto subito online, ovviamente l'ho detto alla fine e voi già l'avete vista, ci casco sempre. E niente, buona visione della gara di domani, ci stavo ricascando. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e un commento, condividete il video sui vostri social e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina. Noi ci vediamo domani, un bacio, e qualunque sia il risultato di domani, intanto una prima fila completa ce la prendiamo, ed era proprio tanto che non la si vedeva. Certo che se dessero l'impeding a Max Verstappen, il compitino potrebbe essere un po' meno impossibile. Bacio, ciao!